siamo in contatto con i soccorritori e con i tecnici del comune che sono sul cantiere del supermercato. Ad ora possiamo dire che il numero delle vittime è salito a 3 operai e abbiamo 3 feriti in questo momento ricoverati in ospedale. Non ci sono altri numeri che si possono dare ufficialmente. Sindaco, ovviamente i soccorritori, lei ha detto, i vigili del fuoco sono sul posto. Sindaco, lei ha detto 3 vittime, quindi lei mi dice che sono 3 vittime e 3 persone estratte ferite. Esatto, questo è quello di cui mi parlano dal cantiere, che vengono dai soccorritori attraverso il capo di gabinetto del comune che è sul posto. Beh, mi sembra una conferma ufficiale, il capo di gabinetto che è sul posto le riferisce che 3 operai sono morti, quindi non 2 ma 3, mentre 3 persone sono state estratte vive, che è quello che ci ha confermato, che ha confermato poco fa anche ai nostri microfoni il presidente Gianni, che è proprio lì. Allora, quanti siano i dispersi invece, sindaco, non è dato sapere al momento? Non possiamo dare un numero ufficiale al momento. Ci sono ancora le operazioni in corso, la situazione è davvero molto complessa, difficile. Io ovviamente esprimo il massimo cordoglio, tutto il cordoglio per questa tragedia che davvero ci colpisce profondamente. Soprattutto quando si tratta di vittime e feriti sul luogo di lavoro, è un fatto gravissimo davvero. Guardi sindaco, è un fatto gravissimo, tre morti. Mi sono sentito al telefono con il dottor Moncada, amministratore delegato di Esselunga, per avere anche da lui qualche informazione in più. So che è in costante contatto anche lui con i tecnici della società, della direzione lavori, che sono tutti sul posto. Senta sindaco, una notizia che forse avrà avuto in questi minuti, ha contezza di quante persone, di quanti operai lavorino per quel cantiere e soprattutto da quanto tempo quel cantiere era aperto? Stiamo cercando di mettere insieme i pezzi di questa vicenda gravissima, davvero gravissima. Abbiamo saputo dai vigili del fuoco che potrebbero essere una 50 le persone che lavorano a quel cantiere. Lei ha contezza di questo, sindaco? Ma guardi, il numero, allora, ripeto, non essendo un cantiere del comune, noi non abbiamo numeri esatti, è un cantiere privato e quindi le informazioni che avete voi in questo momento sono le stesse che abbiamo noi. Sì. Occorre mettersi in contatto con la direzione dei lavori, certamente sì. Un cantiere importante. Sindaco, un cantiere abbiamo grosso per la realizzazione. Sindaco, mi scusi se la interrompo, lei è gentilissimo, se mi aspetta un attimo, perché abbiamo il presidente Gianni che è collegato, così vi tengo entrambi e cerchiamo di far combaciare tutte le informazioni che abbiamo. Presidente, eccola, vediamo in diretta su Sky TG24, intanto grazie. Ci diceva il sindaco Nardella che ci conferma che sono 3 le vittime. Ma dunque, considerate che l'incidente è un incidente che è avvenuto pochissimo tempo fa. Le posso dire che ci sono 3 persone ancora sotto le macerie, ancora sotto questo solaio e questi piloni di cemento armato che si sono riversati sopra. Le persone in cui vedo problematico la continuazione della vita sono 2, però ci sono queste 3 persone dentro che non abbiamo notizie, non rispondono a niente, sono stati attivati ora i cani cinofili, quindi io vedo una situazione problematica per 5 persone. Altri 3 operai sono invece negli ospedali, 2 li abbiamo portati a Torregalli e 1 a Careggi, e dalla prima visione dei medici c'è ottimismo sulla loro condizione di vita, anche se con traumi importanti. Perché Presidente, noi abbiamo collegato con noi anche il sindaco Nardella, ci diceva, ci riferiva che il capo di gabinetto, perfetto, ci diceva che il capo di gabinetto gli ha riferito di 3 vittime, di 3 morti e 3 feriti recuperati. A lei queste 3 vittime non risultano al momento?
No, io le descrivo la situazione, glielo dico con molta chiarezza. Noi non possiamo dare per morto chi dà il certificato sanitario dei sanitari che li vedono nell'ospedale ci viene dato. Io le dico e cerchi di capire che ci sono allo stato attuale due situazioni di persone estratte veramente problematiche e poi vi sono tre persone che sono ancora lì sotto le macerie e le speranze sono veramente ridotte al lumicino.